Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo che è realmente il sesto episodio. Nello scorso video avevo detto che era il sesto, invece era il quinto. So, qualche problema in matematica, signori, ma non vi preoccupate, non vi preoccupate. Detto questo, signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Vi ricordo, è un nuovo termine che abbiamo appena coniato nel dizionario di Maullo. E vi ricordo di iscrivervi al canale, signori. Detto questo, non perdiamo altro tempo. Ci andiamo a giocare la partita contro il Siviglia. No, così vedo il calendario. Come cazzo si vede? Informazione di campionato, classifica. Contro il Siviglia che non sto a pari punti, quindi ci giochiamo il primo posto con il Ren pronto eventualmente a superarci se dovessimo perdere o pareggiare. Però va bene, non ci scoraggiamo. La formazione è sempre la stessa, signori, perché noi puntiamo sui giovani. Livorno-Siviglia, si parte, si scende in campo, signori. Sì, vai così con la stessa formazione. Non vedo l'ora di arrivare al mercato, signori, che dobbiamo vendere una botte di giocatori. In primis Protti, che non vede più il campo da non so quanto tempo, ormai si è dedicato anche lui a guardare i cantieri. Sì, perché stiamo ristrutturando lo stadio e Protti l'ha detto a guardare gli operai dei cantieri che lavorano. Quindi Protti ormai non lo vediamo più da un bel po'. Sì, scontro il vertice, ma noi siamo pronti, signori. Noi siamo pronti. Questo Livorno che ormai ha ingranato, che sta facendo crescere i suoi giovani e che da un punto di vista economico ha una posizione ben salda. Bunnikov, l'arbitro di questa partita, speriamo che sappia fare bene il suo mestiere e che non ci faccia sclerare male. Attenzione, subito Rossetti, si prende subito un fallo. Grande Rossetti. Che abbiamo buone intenzioni noi su Rossetti, però dobbiamo vedere se. Bam! Grandissimo Passoni! Grande Passoni, grande Passoni. Scorso video un po' assente, Passoni. No, mannaggia! No, dai, la palla avevo preso. Avevo preso la palla. Pablo Alfano. Riesci a pigliarla di testa? Attenzione, signore, perché il Siviglia già è più ostico. Il Siviglia già è del Tongo. Non è riuscito a mantenere. Mannaggia, il Siviglia già è un avversario più tosto, signori, rispetto a quelli che abbiamo incontrato finora che ci hanno un attimino fatto crescere come squadra. Dai, è così grandissimo. La palla di Ciaramitaro che cerca Lucarelli. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Allora, finora però siamo andati noi più vicini al gol. Non vorrei dirlo, però siamo andati noi più vicini al gol. Ciaramitaro, cerca Passoni, che si crea lo spazio. Che cerca Lucarelli! No, l'ho vista dentro! L'ho vista dentro! L'ho vista dentro! Mamma mia, che pallone di Passoni! No, non ci posso credere! Non ci posso credere! L'avevo vista dentro, signora, l'avevo vista dentro! E va bene, e va bene. Poi una cosa fondamentale, sicuramente appena si aprirà il mercato non è che potremo fare tutto questo mercato, perché ok che stiamo facendo dei buoni punticini, però dovremmo anche vendere qualche giocatore per cercare di fare qualche altro punticino e sperare di riuscire a prendere realmente Martins, perché sarebbe un bel upgrade Martins. Dai, dai, dai del Tongo. Che tu del Tongo, oramai c'è il. No, l'abbiamo preso male. Dai, arbitro, non rompere le scatole. Sì, poi gli chiedo scusa. Poi gli chiedo scusa. Grandissimo l'intervento di Gasbarroni. Rossettini. No, mamma mia, che pedatona che si è presa Rossettini. Dai, così. Io, giustamente, anche questo video lo sto registrando in rapida successione, signori, allo scorso video di quando ho fatto per la prima volta il nome di Martins. Quindi non so cosa mi avete scritto nei commenti, se l'acquisto vi può piacere. Però secondo me dai, Martins uno che corre tanto, signori. In questo Livorno ce ne serve uno veloce del Tongo in tutto questo. Che pare che tu Passoni, 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 guarda Ciaramitaro, guarda Ciaramitaro. Mannaggia, lo dovevi dare al centro, non così, porca mannaia. Grandissimo Ciaramitaro, Passoni, Passoni, ancora il passaggio in profondità per Lucarelli che incespica e non riesce a trovare. Oh, me lo dai uno sulla difesa, grazie, ti ringrazio. No, mamma mia, gli ha fatto proprio grandissimo così, buono l'intervento. Dai, Gonzalo, minuto di recupero, minuto di recupero. Gambardoni, Gambardoni, è partito Gambardoni, signore, è partito Gambardoni. No, non mi puoi fischiare.
Ma che pazienza ci vuole, signori? Ah, ma che pazienza ci vuole? Mamma mia, cosa si è mangiato lì Lucarelli, signori? Cosa si è mangiato Lucarelli? Porca miseria, cosa si è mangiato Lucarelli? Cosa si è mangiato Lucarelli? No, intervento, mi è partito il tasto nel momento più sbagliato possibile. Dai, ma era vantaggio, ma aveva mantenuto il pallone, ma cosa ci fischi? Attenzione a Magallanes. No, ma perché si è levato il mio difensore? Qualcuno mi spiega perché il mio difensore si è levato? Grandissimo Vargas. Tienila, 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 non li regalare. Hanno dei problemi comunque a stoppare il pallone. Ah, tutta questa è mia? Ma che cazzo la dice? Ma non l'ho presa io e l'ho buttata fuori? Vabbè, del tongo. Che tu del tongo. Va bene, ormai. Bravissimo del tongo per Passoni. Passoni per Rossetti. Rossetti vede Lucarelli. Che c'era, stava creando lo spazio, ma non c'è riuscito. Vargas, bravo di testa Vargas, grandissimo del Tongo, ancora lui che cerca Ciaramitaro. Ciaramitaro, 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 si accentra il buon Ciaramitaro, Ciaramitaro per Rossetti che entra in aria, mannaggia. Attenzione, grandissimo quell'intervento, l'arbitro dà il vantaggio, l'arbitro dà il vantaggio, Passoni, 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 per Rossetti. No, da dove gliel'ha levato il pallone? Bello, 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 tirala! Ma porca miseria, infame. Ma porca. A chi cazzo l'avevi passata, zio? Va bene l'anticipo di testa, ma a chi cazzo l'avevi passata? Me lo dai, il difensore all'esterno. Ti ringrazierei. Buono, 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 buono. Dai, che cazzarola di gol che abbiamo preso, signori. Ma che cazzarola di gol abbiamo preso? Non ci posso credere. Al 72esimo, dai. Abbiamo sfiorato il vantaggio non so quante volte. Porca miseria, Rossetti, Rossetti, sei da solo, Rossetti, non ti puoi, non puoi. Non è un gioco di guerra in cui da solo puoi battere l'esercito avversario. È un gioco di calcio. Dai, che era fallo, però, mannaggia. Signore, dobbiamo cercare quantomeno di pareggiarla. 81esimo. Comunque siamo stati sfortunatissimi, siamo stati non sfortunati, di più. Porca miseria, oh. Ci hanno segnato su due rimpalli stupidi, su due rimpalli stupidi. Lucarelli, Lucarelli per Rossetti, 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 dal nulla! Ma porca, ma porca, ma porca. Già è finita, mannaggia signori, arriva la sconfitta, Siviglia batte Livorno 1-0, molto sfortunati signori, molto 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 sfortunati, che abbiamo avuto due o tre occasioni buone per cercare di portarci in vantaggio e non ci siamo riusciti, molto sfortunati. Va bene, ci rifaremo, ci rifaremo, ci rifaremo, ci rifaremo, ci rifaremo, le sconfitte servono a crescere signori, ricordiamo, e il Rennes ha vinto, quindi perdiamo anche il secondo posto. Finiamo giù nel baratro praticamente, finiamo giù nel baratro, però dai, il campionato è ancora lungo, signori. Il campionato è ancora lungo, i nostri giocatori migliorano, non tantissimo, però dai, qualcuno. Dai, qualcuno, piano piano, piano stanno crescendo, piano piano stanno crescendo. Vediamo un attimino ora com'è combinata la classifica, che è quella che a noi fondamentalmente ci preme di più in questo momento. Ci preme un attimino di più sapere come siamo combinati in classifica. Vediamolo un attimino. Siamo terzi. Già mi spunta in alto a destra. Siamo terzi a 10 punti dietro Rennes e Siviglia. Ricordiamoci che salgono le prime due. E quindi dobbiamo cercare di rimetterci subito in carreggiata, signori. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga. Ciao!